Expo Vending Sud continua, siamo allo stand di Vending Service SRL e ci troviamo in compagnia del suo Deus Ex Machina, Alfio Petrullo. Alfio, è un gran piacere rivederti dopo 4 anni, io non dico nemmeno più ormai di viso, ma di persona, insomma, rivedersi di persona è tutt'altra cosa. Tutt'un'altra cosa. Bentornato. Altrettanto ben visto, è sempre un piacere dedicarti del tempo e apprezzare il tempo che ci dedichi. Il tempo da dedicare a te e a tutti gli altri è dovuto per fare un report quanto più affidabile e completo possibile per coloro che seguono Vending TV, Oreca TV e tutto ciò che ormai si sta mescolando fra questi due settori sempre più vicini ed affini. Alfio, noi ci troviamo in uno degli angoli, direi, dedicati alla distribuzione automatica, dove ciò che ci separa è un distributore di nuova generazione. Di cosa si tratta? Beh, si tratta di una macchina sicuramente innovativa che porta la tecnologia dell'utilizzo del latte liquido anche su un distributore automatico, una tecnologia già presente nel mondo Oreca delle nostre macchine sicuramente, ma che nel distributore automatico fa capire come effettivamente l'innovazione può far fare un passo in avanti. Passi in avanti perché consente ovviamente in quelle postazioni che possono meritare una macchina come questa di alzare anche il costo famoso dell'erogazione e quindi quella marginalità tanto auspicata dai gestori che hanno bisogno di fare più margine oggi più che mai. Beh, diciamo innanzitutto che questa macchina non è né collegata alla centrale del latte di Catania, né ha una mucca nascosta al suo interno naturalmente, ma un serbatoio di latte UHT. Sì, dico, quindi il latte liquido sostanzialmente è lo stesso che viene utilizzato in un bar, quindi tu riesci ad avere attraverso un distributore automatico le performance che ti può fare il barista al bar con latte liquido. Quindi io stesso ti assicuro sono stato estremamente meravigliato della qualità dell'erogazione, no? Una bontà infinita, veramente. Ci siamo complimentati con l'azienda che l'ha prodotto questo distributore. Questo è un distributore che avevamo già visto nell'intervista realizzata nel corso di Venditalia 2022 quando appunto intervistando il responsabile commerciale di Evoca Group ci aveva spiegato quali erano le caratteristiche di questo distributore, ma non è l'unico che presentate nel corso di Expo Vending Sud 2023. Beh, diciamo che questa è una novità che non è presente da nessun'altra parte, potremmo dire in questo momento al mondo, quindi il Vending è l'unica macchina che si presenta così, dando una grossa opportunità ai gestori, possono recuperare una marginalità diversa. Ecco, addirittura tu puoi farti il cappuccino con latte freddo con questa macchina, quindi ci rendiamo conto di che cosa stiamo parlando. No, non è l'unica novità. Noi abbiamo sempre avuto a cuore l'innovazione a 360 gradi supportato dal gruppo Evoca che ci consente di avere queste splendide macchine, perché qui abbiamo visto il latte fresco, se ci giriamo abbiamo queste macchine a bassissimo consumo energetico, oggi i costi dell'energia elettrica sappiamo di quanto si sono elevati, risparmiare rispetto a modelli precedenti del 60 e il 70% fa capire, diciamo, qual è il grosso vantaggio, no? per il gestore, ma anche e soprattutto diminuisci le emissioni di CO2, cioè c'è un'attenzione al green, c'è un'attenzione alla sostenibilità, quindi attraverso le nostre macchine riusciamo a dare, siamo le uniche macchine in classe C, dico, tra l'altro, no? Quindi dico, assolutamente molto, molto interessante. Questo è l'angolo dedicato alla distribuzione automatica, c'è un angolo dedicato all'Oreca, dove avete in fila indiana tutta una serie di attrezzature destinate alla prima colazione. Sì, diciamo uno degli obiettivi che come in questo caso come Vending Service ci siamo sempre posti è di cercare di dare un servizio a 360 gradi e abbiamo anche capito che utilizzando la tecnologia che avevamo in azienda questo servizio
poteva addirittura avvicinare il mondo del vending al mondo dell'oreca. Sicuramente le soluzioni che abbiamo per le prime colazioni sono infinite, cioè sono infinite perché tu parti da macchine dal basso valore economico ma molto performanti fino a macchine con un'altissima tecnologia, anche lì il latte liquido, anche lì addirittura fresco, perché in quel caso c'è sempre qualcuno che te lo sostituisce il latte, qui c'è un frigo, no? Per intenderci. Quindi diciamo con delle colazioni che non richiedono un barista qualificato, ma richiedono semplicemente una persona che sappia utilizzare il macchinario adeguatamente, il che significa un feedback per gli ospiti dell'hotel elevatissimo, significa che diminuisci il personale che ti deve offrire le colazioni e così via di seguito. Quindi diciamo macchine assolutamente interessanti, dal design meraviglioso. Noi completiamo la sala colazioni anche con le macchine per il trattamento dell'acqua, le macchine del succo a marchio Zeica, lo diciamo per completezza, no? Ecco, dico, quindi direi che tra l'altro supportati da un'organizzazione Astec ben strutturata, riusciamo a rassicurare anche le strutture recettizie. Abbiamo anche un progetto interessante, come dire, per gli hotel, perché siamo in grado di riuscirgli a far recuperare addirittura marginalità dall'avvicinamento del mondo, di cui non vogliamo parlare ora, dall'avvicinamento del mondo del vending a quello dell'oreca, no? Ci sono tante possibilità veramente. Beh, qualcosa si intravede anche qua, avete visto? Cioè, la nostra attenzione a spingere l'automatico oltre le solite cose, potremmo dire, che non sono le solite poi, quindi non solo caffè, non solo snack, non solo bevanda, ma addirittura scatole del caffè, vino piuttosto che il deodorante o lo shampoo, la crema solare, quindi ti fa capire come riesci in realtà anche a estendere questo servizio e addirittura a far diventare un'opportunità di margine anche per la struttura recettizia, il supporto al frigo bar, dico, che è un altro argomento particolarmente topico per le strutture recettizie, no? La gestione del frigo bar, come, chi lo deve mantenere, se poi quando al check out possono te lo pagano, non te lo pagano, la tecnologia che ci aiuta perché con la stessa chiave, con lo stesso badge della camera riesci al check out a pagare le consumazioni che hai fatto in uno dei macchinari automatici. Ti devo dire, veramente ci sono tante cose interessantissime, un mondo che si apre. E vorrei dire brevemente, dando un'opportunità non solo a noi che abbiamo studiato e quindi ci proponiamo come gli esperti del settore, quelli che possiamo formare, ma possiamo dare anche assistenza tecnica, ma possiamo formare anche, non so, gestori e torrefattori che vogliono condividere questo progetto, no? Dico, e che magari possono aiutare la struttura recettizia che non si vuole assumere in proprio la gestione di queste cose. Quindi noi siamo a disposizione di tutti. Intanto, mentre ne parlavi, mostravamo le immagini delle attrezzature che date a corrido, che mettete a disposizione a corrido delle vendite, diciamo per una sorta di settore retail, se vogliamo, gli sportelli automatici, eccetera. Una serie di attrezzature che avete pensato di proporre proprio in questa occasione e che stanno avendo un gran bel successo, diciamo certamente superiore alle aspettative. Guarda, ti posso dire che noi avevamo già cominciato circa un anno e mezzo fa, partendo dai semplici sportelli per l'erogazione delle scatole di cialde o di capsule, no? Quindi il tradizionale negozio automatico si arricchiva di una parete, diciamo, di questi sportelli comandati da un bellissimo touch, e quindi dando un'opportunità di vendita diversa, tu risparmi su tutta una serie di costi. Normalmente il negozietto che ti vende le scatole di cialde, di capsule, ha un problema di costo del personale, un problema di affitto, eccetera. Inglobi in un negozio H24 che ti dà i servizi tradizionali di caffè, come bevanda calda, di bevande fredde, di snack, ma gli dà la possibilità di vendere abbassando i costi in maniera notevole. Quindi già questo era stato fortemente innovativo e noi siamo riusciti, devo dire, a fare un buon lavoro con i nostri poi importatori, che sono Proximatic della Puglia, no? Dico, sostanzialmente. Quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro. A questo abbiamo aggiunto, diciamo, altre, come dire, obiettivi da raggiungere, il modulo refrigerato piuttosto che la macchina che potrebbe erogare le bottiglie del vino, dico, a dimostrazione del fatto che l'automatico deve andare oltre quello che normalmente facciamo, cioè cerchiamo di portare innovazione. Noi ce l'abbiamo avuto un po' sempre questa ambizione di portare innovazione. Nella giornata di domani avremo modo di parlare di questo avvicinamento
tra il vending e l'oreca, e noi naturalmente ne porteremo poi notizia attraverso le riprese di tutto il convegno, che avrà una durata di 30, 35, 40 minuti circa. Non vogliamo tediare nessuno, ma al tempo stesso vogliamo riportare tutto ciò che è stato, che verrà detto, per darne conto al popolo del vending insieme a quello dell'oreca. E allora siamo giunti al momento dell'email, l'indirizzo email di riferimento per poter scrivere a Vending Service per tutti coloro che sono interessati ad avere maggiori informazioni, venire a provare i modelli direttamente nella vostra sede e scrivervi senza alcun impegno. info@vendingservice.it. Poi ci trovate sui canali social, ci trovate sul sito internet, sempre vendingservice.it, quindi non si può sbagliare. Allora grazie per la collaborazione, andiamo a intervistare qualcun altro degli attori che sono presenti nel tuo stand, parliamo di Covin, parliamo di Zerika e qualcun altro, li becchiamo appena possibile e gli tiriamo fuori qualcosa, le ultime novità, insomma qualcosa di appetibile. Nel frattempo, Alfio, grazie per la collaborazione. Grazie veramente a te e a tutta la tua troupe, grazie ancora.